Autonomia differenziata, no all'autonomia delle disuguaglianze. Essere cittadini in un paese e non di una regione. È il tema del dibattito promosso da FLC-CGL Campania, Proteo Campania e UDU, svoltosi nella aula Pessina dell'Università Federico II di Napoli. Il dibattito ha visto la partecipazione di Gianfranco Viesti, docente dell'economia applicata all'Università di Bari, Alberto Lucarelli, docente di diritto costituzionale all'Università Federico II di Napoli, Alessandro Rapezzi, segretario generale FLC-CGL Campania, e Francesco Sinopoli, segretario generale nazionale della FLC-CGL. Ma è possibile parlare di autonomia differenziata regionale e poi cittadina, così come proposto dal sindaco De Magistris? A spiegarlo è Nicola Ricci, segretario generale della CGL Campania. Io credo che quest'impeto, questa furia elettorale, questi due personalismi tra il presidente De Luca e il sindaco De Magistris ci sta portando anche a questa inventiva che è troppo accelerata. C'è un problema all'interno del federalismo, o meglio un problema nel problema, in cui trovare il giusto equilibrio tra le grandi aree metropolitane e le regioni, dove le regioni hanno potere decisionale ed economico e le aree metropolitane sono in sofferenza perché soggette ai propri bilanci, e nel caso di Napoli un bilancio ovviamente è al limite delle sofferenze. Presente anche l'assessore regionale Fortini, che precisa come la regione vuole gestire l'autonomia differenziata in maniera autonoma, ma anche in maniera proba, soprattutto per quanto riguarda università e scuole. Il terreno su cui ci sfidano le regioni settentrionali parte da un presupposto, e cioè che le regioni più efficienti debbano correre a una velocità che è la loro. Il punto è che bisogna definire però prima i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Solo a quel punto, a costo zero per lo Stato, è possibile che ciascuna regione possa gestire e amministrare le risorse e garantire dei servizi sul proprio territorio.